Noi abbiamo espresso più volte una posizione precisa. Siamo alternativi alla sinistra e al Partito Democratico. La sinistra che governa l'Italia, le Marche e governa Macerata da oltre 25 anni, non fa altro che combinare disastri. Credo che Macerata potrebbe essere amministrata meglio. Per cui ho detto a tutte quelle forze politiche che con noi condividono la critica all'operato dell'amministrazione comunale di stare insieme, elaborare un programma condiviso mettendo una decina di punti all'ordine del giorno e studiandoli fino ai minimi particolari e poi scegliendo insieme il candidato. Credo di aver fatto almeno 3-4 riunioni in questo senso per sentire la disponibilità di tutti, ma poi questo sforzo è stato praticamente inutile. Ed è chiaro che se non si riesce a fare la sintesi, ognuno cammina per conto proprio, favorendo però la sinistra. Anna Minghi è uscita proprio sulla stampa chiedendo, ecco, oltre alle parole, di seguire con i fatti, e questa credibilità doveva nascere prima dal programma, poi dai nomi, invece così non è stato. Mi pare evidente, Anna Minghi ha delle ragioni perché aveva partecipato a queste riunioni dove a parole, no, tutti erano disponibili a partecipare a questo progetto, poi nei fatti le cose sono andate un po' diversamente. Io mi auguro, insomma, che si possa individuare un solo candidato sindaco e offrire alla città di Macerata un'alternativa.